Lunedì 25 febbraio 2019 va in onda il primo appuntamento del Trono Over Due di. Dopo la pausa dovuta al weekend, oggi pomeriggio alle 14.45 subito dopo la soap opera Una Vita, su Canale 5 andrà in onda Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Stando alle prime anticipazioni diffuse in rete, i telespettatori assisteranno al primo appuntamento settimanale del Trono Over. A quanto pare la protagonista sarà ancora una volta Gemma Galgani che, dopo la lite avuta con Rocco, si è vista arrivare un nuovo pretendente. Come sarà andata tra i due? Uomini e Donne, ecco dove eravamo rimasti. Nell'ultima puntata del Trono Over di Uomini e Donne trasmessa mercoledì scorso, Gemma Galgani è scoppiata a piangere dopo un brutto gesto fatto dall'ex Paolo. A quel punto la donna ha raggiunto il camerino per sfogarsi. La piemontese è stata raggiunta da Tina Cipollari che ha provato a risollevarla con un gesto ironico, ovvero si è presentata con una finta siringa per calmarla. Subito dopo è giunto Giorgio, un nuovo cavaliere pronto a corteggiarla. Il nome dell'uomo, però, ha scatenato la reazione della direttrice di sala che, per la prima volta, è rimasta senza parole. La new entry arriva da Monte Carlo e si dice molto interessato alla Galgani anche se ha ammesso che, forse, il momento non è quello ideale. I due su suggerimento di Maria De Filippi hanno danzato un po' e poi la donna si è presa un po' di tempo per decidere se farlo rimanere in studio a corteggiarla o no. Spoiler Uomini e Donne, Trono Over. Gemma Galgani protagonista. Le anticipazioni della puntata odierna del Trono Over di Uomini e Donne di lunedì 25 febbraio 2019, rivelano che Maria De Filippi manderà in onda il solito RVM dello sfogo post puntata di Gemma Galgani. Quest'ultima mostrerà tutta la sua sofferenza per quello accaduto in studio prima con Rocco Fredella e successivamente con Paolo. La dama torinese in lacrime dirà di essere stanca di avere tutti contro. Arrivata al centro del parterre, la donna avrà un nuovo accesso confronto con il piastrellista e dirà anche di aver conosciuto il cavaliere Giorgio ma sembra che tra loro non ci sono molti punti in comune.